per RKO. Dall'altra parte del telefono c'è Giuseppe Letrizio di Voce in Voce. Come stai? Ciao Carlo, ben trovato. Molto bene, ben trovati a tutti. Io ti chiedo subito, ecco, di Voce in Voce è un ormai un festival consolidato che è giunto alla sua 12ª edizione. Com'è stato difficile? Quanto è stato difficile organizzarlo quest'anno? Ai limiti dell'impossibilità, nel senso che, come tutti sappiamo, le nuove regole e disposizioni e la situazione emergenziale non rendono facile né la fruizione né la produzione di eventi culturali. Quindi gli esiti sono che, per fortuna, grazie anche alla lungimiranza innanzitutto della Regione Puglia, che ha prorogato le scadenze e mantenuto in piedi l'avviso pubblico della produzione culturale per l'anno 2020 con il suo programma straordinario, e poi nella fattispecie in questo primo segmento di Voce in Voce dell'amministrazione comunale di Tonto, nella persona del suo assessore Mangini, adesso anche vice sindaco, grazie alla loro ferrea volontà per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese, siamo riusciti a tenere fede, diciamo, al cartellone originario, quindi non abbiamo cambiato nulla. Ciò che cambia, artisticamente parlando, abbiamo avuto dei tagli economici, ma questo anche la volontà mia personale, in generale della Radicanto, di voler portare avanti la produzione e la continuità del festival, fa sì che magari non guadagneremo, anzi investiremo, ma terremo fede al festival. La problematica si invece nutre del fatto che la capienza è ridotta di 2/3, quindi noi abbiamo un po' più di 80 posti a sedere, in ragione invece dei 250 che avevamo fino allo scorso anno. Questa è una mutilazione, infatti, per tutti, per il pubblico, per gli artisti. Noi poi da sempre siamo stati e siamo e saremo convinti che è vero che la produzione culturale viene fatta da realtà istituzionali come Radicanto e tante altre compagnie di cinema, teatro, danza e musica, che devono sempre più essere professionali, ma è anche vero che tutti noi ci occupiamo di cultura, sì, e quindi la cultura, soprattutto quando gode di finanziamenti pubblici, deve essere resa con fruizione pubblica, quindi gratuita, per cui non ci sono biglietti d'ingresso alle nostre manifestazioni. Soltanto che ovviamente non potendolo fare all'aperto, perché ormai all'aperto diventa veramente un rischio, la pioggia di questi giorni ce lo sta insegnando, dovendo tornare nei contesti teatrali, questo ovviamente ci porta al vaglio di questo problema, e ovviamente immagino quanto sarà pesante sulle stagioni di tutti, dalla Fondazione Petruzzelli a scendere. È un problema. Sì, ti capisco benissimo. Insomma, come dicevi tu poco fa, privare di questi spettacoli tantissimi appassionati, no? Che magari seguono il festival da tanti anni, è veramente un peccato. Però insomma, speriamo che le cose possano cambiare in futuro, nei prossimi mesi. Però per il momento il festival c'è, dicevi tu della location, il Traetta di Bitonto, insomma, location storica. Oltre ai Radicanto, ai tuoi Radicanto, che sono protagonisti di questa edizione, ci sono anche altri ospiti. Ci sono altri ospiti, il festival inizia venerdì, 2 concerti al giorno come da sempre, da struttura portante per 3 giornate consecutive. Questo è il primo set, perché poi, a Dio piacendo, ce ne sarà il secondo, come d'abitudine, a Bari presso l'Auditorium Ballisa. E quello si dovrà tenere verosimilmente tra il 18 e il 20 di dicembre. E normalmente il festival, fino all'anno scorso, poi si spostava in Polonia presso il Consolato Onorario Italiano di Stettino e l'Università di Stettino. Quest'anno questa parte, gioco forza, viene meno, però a Bitonto noi ci occuperemo e preoccuperemo di tenere i contatti aperti sempre con il Consolato, che è sempre sponsor tecnico del festival, per cui di fatto noi faremo lo streaming in collegamento con l'Università di Stettino, per cui i concerti saranno sia, diciamo, dal vivo al Teatro Traetta, ma per poter dare l'occasione appunto di fruire dei nostri spettacoli lo faremo anche tramite la nostra pagina di Facebook del Festival di Voce in Voce, e anche su quella di Radicanto lo trasmetteremo e lo daremo in replica, e poi li trasporteremo su YouTube gli artisti
inizia con la musica classica, sempre con le sue derive d'autore e popolare, con il duo di Michele Libraro e Luciano Damiani, duo di chitarra e mandolino, real duo, duo diciamo consolidatissimo, capace di fare innumerevoli tournée in giro per il mondo e attivo già da una quindicina d'anni. A seguire c'è il concerto di un altro duo che ritorna nel festival dopo un enorme riscontro in una delle edizioni precedenti, duo tutto salentino di Claudio Prima e Rachele Andrioli. Straordinari artisti virtuosi sia al canto sia nei loro strumenti e porteranno la tradizione viva d'autore anche lì e popolare del Salento a livelli enormi. E il giorno dopo invece a seguire c'è il debutto di questa straordinaria cantante di cui ho curato anche la produzione discografica che uscirà nell'anno prossimo, italo-argentina, solo 25enne ma veramente molto brava, che si chiama Sarita Schena. E lei ci proporrà invece un percorso all'interno della musica popolare d'autore per la del Sud America. Dopo il concerto di Sarita Schena saranno di scena invece gli Guaragnau, che sono assolutamente di casa al Festival di Voce in Voce, con una nuova produzione, Favole di Pietra, in collaborazione con un autore altamurano, e porteranno appunto queste favole, queste storie popolari nel loro tipico percorso musicale nei suoni della Muggia. Il giorno di chiusura invece avremo una compagnia romana, più propriamente teatrale prestata alla musica, Il Naufragarmè Dolce, con queste due musiciste e attrici, Tiziana Scrocca e Chiara Casarico, che invece ci porteranno uno spettacolo, un oratorio di teatro e musica sulla figura, sulle figure femminili nel mondo, diciamo, della musica e della cultura, però di tutto il mondo, quindi allarghiamo ancora gli orizzonti, con lo spettacolo Ritratti di donne. Infine, Cori Mio, il nuovo spettacolo dei Radicanto, affidati alla adamantina voce di Maria Giaquinto, con l'accompagnamento a parte del sottoscritto di Adolfo La Volpe alla chitarra, al luto arabo, alla chitarra portoghese e quella elettrica, e Francesco De Palma alle percussioni. Perfetto, insomma è un parterre ricchissimo, ovviamente per gli ascoltatori, per quelli che ci stanno appunto ascoltando, ogni riferimento è sul web, c'è una pagina Facebook, c'è l'evento, quindi possono consultare qualsiasi tipo di... C'è il sito del Radicanto. Esatto, il sito del Radicanto, quindi lì si possono trovare tutte le informazioni possibili. Giuseppe, io ti ringrazio, bocca al lupo e insomma buon lavoro. Carlo, grazie di cuore, amico mio, e ci sentiamo presto e siete tutti invitati al festival. Perfetto, grazie, a presto. Grazie mille, ciao.